entrando all'interno del Duomo di Carrara, nei pressi dell'altare dell'Annunziata o del Crocifisso, due imponenti colonne con capitelli corinzi appartenenti all'originario altare di San Ceccardo, smembrato nel secondo dopoguerra, affiancano l'ingresso attraverso il quale si accede ad un passaggio vetrato, dal quale si può notare la chiostra con pavimentazione in marmo bianco che occupa la parte dell'antica strada che un tempo, girando attorno al Duomo, anche nella parte verso il fiume, immetteva nel primitivo cimitero, posto, come era in usanza all'epoca, nei pressi della chiesa. Oggi in questa chiostra troviamo conservati interessanti frammenti di sculture ed altri reperti già descritti in precedenza. La scena è dominata dall'imponente torre campanaria che si innalza a fianco del Duomo, posta in un'ammirevole armonia con il resto del complesso abbaziale. All'interno del passaggio vetrato è stellato l'interessante presepe, realizzato interamente in marmo bianco. In questo vano sono inoltre conservati tre pregevoli reperti che presumibilmente appartenevano alla primitiva chiesa antecedente alla costruzione del Duomo. Attraverso un'ulteriore porta si accede al battistero e alla compagnia grande. Questa costruzione, staccata dal corpo di fabbrica principale, venne costruita molto probabilmente in due epoche distinte. La prima, sorta come oratorio attorno al XV secolo, divenne il battistero per tutta la città di Carrara. La seconda, costruita come prolungamento della struttura originaria, divenne prima oratorio vero e proprio, ed in seguito sede della confraternita o compagnia del Santissimo Sacramento, da cui appunto il termine compagnia grande. A sinistra della facciata principale dell'abbazia, sul sagrato, una cancellata in ferro delimita l'accesso dall'esterno al battistero, aperto dopo i lavori di restauro del secondo dopoguerra. Un interessante portale in marmo bianco reca al centro dell'architrave il monogramma proprio di San Bernardino da Siena. Al centro e in alto si apre l'ampia finestra circolare che, come la speculare posta nella facciata opposta, dà luce all'interno del battistero, assieme alle due finestre rettangolari che affiancano la porta d'ingresso. A destra, in alto, troviamo una bellissima formella traforata del 1400, formata da un vaso con fiori racchiuso da festoni circolari a frutta. Un cartiglio marmoreo posto al di sopra riporta una citazione latina e la data 1711. Sopra troviamo i resti di un piccolo campanile terminante con una croce in ferro.
L'interno è a navata unica con volta a botte. Un massiccio cancello in bronzo che fino al 1948 apparteneva alla più ampia balaustra che delimitava frontalmente l'area presbiterale del Duomo, divide la chiesa tra battistero e compagnia grande. Questa parte del complesso abbaziale venne rimaneggiata più volte nel corso dei secoli. Gli ultimi grandi lavori che hanno interessato il Duomo tra il 1947 e il 1948 si occuparono anche del battistero e della compagnia grande. In particolare, in questo luogo erano conservate molte sculture e monumenti che oggi è possibile ammirare esposti all'interno del Duomo. L'Annunciazione gotica di scuola pisana con influsso francese, detta Le Cassanelle, era infatti posta ai lati dell'altare maggiore del battistero. I pregevoli plutei postergali, ricchissimi di intarsi, festoni floreali e motivi fitomorfici, opera del XVI secolo dello scultore Francesco Bergamini, oggi posti a delimitare lateralmente il presbiterio del Duomo, trovavano disposizione lungo le due pareti che ornavano il battistero. L'urna monolitica in marmo, che nei tempi passati custodiva le spoglie del vescovo di Luni Ceccardo del XVI secolo, sorretta da due putti del secolo XVII, oggi posta lungo la navata sud, nei pressi dell'altare a lui dedicato, era sistemata lungo la parete sinistra del presbiterio della Compagnia Grande. Anche l'interessante opera del XV secolo, raffigurante l'incoronazione della contessa Matilde di Canossa da parte di Papa Gregorio VII, che oggi troviamo esposta lungo la navata nord, nei pressi dell'altare della Madonna del Popolo, era collocata all'interno della Compagnia Grande. La pregevole Madonna con Bambino di scuola pisana del 1460 circa, oggi posta assieme alle altre parti che in origine componevano l'altare maggiore del Duomo, trovava dimora in battistero assieme alla targa marmorea di ringraziamento alla Madonna del Popolo datata novembre 1494 e oggi collocata all'interno dello spazio d'ancona dell'altare a lei dedicato. Un'innumerevole serie di lapidi, assieme a tutte queste pregevoli opere, rendevano di fatto l'interno dell'oratorio e del battistero una sorta di museo espositivo, contrario alle finalità per cui era stato costruito questo luogo. Oggi, come detto, molti pezzi di pregio sono stati portati in Duomo, con lo spirito di riqualificare questa parte del complesso e renderlo più aderente alle finalità di culto per le quali è sorto. Durante i lavori di recupero del secondo dopoguerra, venne inoltre demolita la cantoria che si trovava al di sopra dell'altare maggiore, come possibile vedere in questa antica immagine, al suo posto venne creata una vasta nicchia all'interno della quale venne posta la pregevole statua in legno e cartapesta della Madonna del Rosario, opera del 1739 del maestro Antonio Cibei, primo direttore dell'Accademia di Belle Arti di Carrara e canonico primicerio della Collegiata del Duomo. Al centro del pavimento del presbiterio della Compagnia Grande è posta la pietra sepolcrale dello stesso canonico Giovanni Antonio Cibei, qui inumato, che, come riportato nella lapide, morì il 7 settembre 1784 all'età di 78 anni. Altre lapidi adornano oggi l'interno della Compagnia Grande e del battistero, assieme a molteplici frammenti di epoca imprecisata rinvenuti durante i lavori di restauro a cui il complesso fu sottoposto alla fine del secondo conflitto mondiale.
Tra queste si segnalano quella del XVI secolo, voluta dal municipio di Carrara nell'occasione in cui la città rimase esente dalla pestilenza che in quegli anni infestava e affliggeva l'Italia intera. Essa recita: essendo quasi tutta l'Italia afflitta da peste, fame e guerra, e preservata Carrara per il divino aiuto e della Beatissima Vergine del Consiglio, e poi da tutto il popolo, nella presente chiesa fu fatto voto solenne perché ci continuasse il suo aiuto di far cantare a spese comuni una messa a questa Madonna del Santissimo Rosario e processione generale e di offrirgli 4 torce di cera bianca di libre 2 per ciascuna ogni anno nella prima domenica di ottobre in perpetuo. E tutto fu fatto con l'assenso dell'illustrissimo ed eccellentissimo signor principe Carlo I ed eseguito con la sua presenza questa prima domenica di ottobre 1630. Questa lapide originariamente si trovava all'interno del Duomo, nei pressi dell'altare del Santissimo Sacramento, come si può ben vedere in questa immagine del 1947. Venne poi anch'essa rimossa durante i lavori post bellici e riportata dove si ammira oggi. Un ulteriore interessante monumento lo troviamo lungo la parete destra. Si tratta di un'opera in marmo ornato e intagliato nelle cornici con vari emblemi bellici in basso rilievo, opera del professor Giuseppe Antonio Fabbricotti e qui eretto nel 1861 alla memoria dei primi martiri carraresi caduti sui campi di guerra per l'indipendenza italiana nel 1859. Nella lapide l'iscrizione dettata dal cavaliere avvocato Andrea Passani recita: Patria, carità e riconoscenza vollero in questo marmo scolpiti i nomi gloriosi di quei volontari giovani carraresi che da forti pugnando nelle guerre di indipendenza e libertà pagarono con la vita il loro contributo all'Italia. Seguono poi i nomi con il luogo e la data in cui questi giovani volontari carraresi persero la vita per l'indipendenza italiana. Diverse altre lapidi votive sono inserite lungo le pareti perimetrali del Battistero e della Compagnia Grande. Quasi tutte in latino, dalle quali si evincono però voti fatti con l'obbligo di celebrazioni di suffragio. Tra queste si trovava un tempo anche quella della Compagnia del Santissimo Sacramento, oggi posta nel vano retrostante l'abside. Il Battistero e la Compagnia Grande sono parte integrante e fondamentale del Duomo di Carrara, luoghi carichi di storia che, tramite le molteplici iscrizioni lapidarie qui conservate, rivive anche emotivamente quella fede espressa dai signori dell'epoca o dalle amministrazioni cittadine nel corso dei secoli a nome di tutto il popolo carrarese. Testimonianze storiche di importanti avvenimenti sociali, guerre, pestilenze, carestie, ma anche prove di interventi divini capaci di preservare un'intera popolazione da tragiche epidemie spesso mortali. Una voce matura, permeata in molti casi di una teologia quasi del quotidiano, attraverso piccoli grandi testimoni di fede, autentici germogli della verità.